Ciao a tutti ragazzi, eccoci con un nuovo video di Bonsai d'Occidente. Oggi, visto il periodo in cui apparirà il video, mi sembrava doveroso fare un video sull'argomento, perlomeno uno degli argomenti di questo periodo qua, dell'inizio dell'autunno. Quindi oggi si parla di concimazione per bonsai autunnale. Bene, cominciamo subito. Semplicemente vi metto in alto a destra il link al video sull'introduzione alla concimazione, che vi servirà in caso non l'abbiate già visto o non abbiate nessun studio a riguardo della concimazione. La prima volta che guardate un video del genere vi dirà delle nozioni fondamentali sulla concimazione che dovete assolutamente sapere. Bene, mentre invece per quanto riguarda la concimazione autunnale, che è l'argomento di oggi, qua davanti ho dei concimi che ho per la concimazione autunnale che vanno bene per questa. Poi magari in futuro faremo dei video specifici sui singoli prodotti. Diciamo che sono concimi chimici, organi minerali e chimici. Non ho un puro organico. Mi piacerebbe in futuro un puro organico come il BioGold Classic, poterlo portare sul canale, ma vedremo. Allora, quanto è importante la concimazione autunnale? La concimazione autunnale è molto importante, però rispetto a quella primaverile estiva, non dà dei risultati visibili, diciamo subito, come quella. Perché? Perché agisce con degli altri obiettivi, agisce per rinforzare e preparare la pianta per l'inverno, quindi per il freddo, per garantirvi una migliore ripresa vegetativa l'anno successivo alla ripresa vegetativa, per migliorare l'efficienza delle radici per evitare uno scarto di ramificazione invernale, che sarebbe poi la ramificazione che avete ottenuto durante l'anno di lavoro, diciamo appena concluso. Quindi molto importante i risultati di questa concimazione, che si vedranno l'anno successivo, e molto diversa da quella primaverile estiva. Infatti io vi consiglio, per fare le cose ben fatte, di avere un paio di concimi, uno primaverile estivo e uno autunnale, appunto. Detto questo, diciamo un po' come deve essere questa concimazione autunnale, detta molto semplicemente. Come magari già saprete, la concimazione primaverile deve avere un più alto tenore di azoto rispetto al fosforo, al potassio. Poi ci sono dei casi in cui queste cose sono leggermente diverse, come le concimazioni dei bonsai da fiore, per esempio. Comunque, diciamo che deve contenere più un alto tenore di azoto rispetto al fosforo e al potassio, perché bisogna far crescere la parte verde, e si consuma più sostanze per creare la parte verde. Quindi, se
si dà delle dosi più alte di azoto, poi dipende ovviamente se una pianta in costruzione, in cui si tenderà ad andare su titolazioni di azoto alte, oppure piante in mantenimento dove l'azoto è a volte bilanciato oppure leggermente più alto del fosforo e del potassio. Bene, nella concimazione autunnale invece si abbassa l'azoto. Io, per le mie attuali conoscenze, vi sconsiglio di azzerarlo completamente, in quanto l'azoto è comunque un veicolante per i nutrienti, quindi si va a basso concimazione di basso tenore di azoto, più alte di fosforo e di potassio. Che ci sono concimi che possono essere appunto, per esempio 3, 6, 9, 5, 10, 15, si ha una parte di azoto e anche due o tre parti di fosforo e potassio. Bene. Come sapete, fosforo e potassio hanno i risultati sulla pianta di cui vi parlavamo nell'altro video sull'introduzione alla concimazione, che non vi sto a ripetere. E quindi, fondamentale nella concimazione autunnale, fornire alla pianta dosi più alte di fosforo e potassio. Ora diciamo quando cominciare la concimazione autunnale. Beh, diciamo che la risposta non è così semplice. Ci sono persone che hanno già cominciano all'inizio settembre, altre cominciano a ottobre. Io personalmente, se vi devo dare un periodo di riferimento, vi dico la concimazione autunnale. Scusate ragazzi, cercare che mi sta leccando i piedi mentre che vi faccio questo video. Piccola parentesi. Continuiamo. Io consiglio da ottobre fino alla stasi vegetativa, però questo molto dipende dalla specie che state concimando e dalle condizioni climatiche che si stanno presentando nel periodo. Quindi ci possono essere delle diversità, però in linea di massima si può dire che si concima da ottobre fino alla stasi. E col video di oggi direi che abbiamo detto tutto. Se mi sono dimenticato qualcosa, chiedetemelo nei commenti. E vi ricordo di iscrivervi al canale, un like, un condividi come al solito, attivare la notifica soprattutto, anche se magari siete già iscritti ma non ce l'avete attivata. E col video di oggi è tutto, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao.